Ancora mi sembra di capire che non siano incappati in questo articolo i nostri principali cronisti della musica. Salva ha postato su Discord un articolo scritto da un bravo guaglione chiamato che si chiama Ted Gioia, che in realtà ieri di gioie non è che ce n'abbia date tante, perché in questo suo articolo intitolato Is Old Music Killing New Music, in realtà altro non faceva che porre l'accento su un qualcosa su cui ovviamente anch'io mi sono interrogato. Grazie Giorgione! E non più tardi della scorsa settimana, in realtà mi interrogo su questo e voi del canale lo sapete. Da 2 anni, sono praticamente 2 anni che questa è la mia domanda. Ed è praticamente tutto quello contro cui io mi scaglio, mi scontro. Ed è proprio il rifiuto completo, totale, che io ho nei confronti della nostalgia, che ritengo sia un sentimento estremamente pericoloso quando non tutti stanno facendo il proprio lavoro bene. Quindi nel momento in cui tu hai una forza propositiva della gioventù, della novità, e allora ecco che una radio o anche 2 radio che giochino sulla nostalgia vanno bene. Fondamentalmente era quello che faceva una volta Capital, mentre le DJ, le Dimensione Suono puntavano sulle novità, poi chi con un taglio più o meno originale rispetto all'altro, segno ovviamente di un mercato florido, e quindi ti potevi permettere di, che ne so, come faceva Radio DJ, di dedicare molto spazio al rap degli anni 90 oppure anche al rock, che ai tempi faceva cassetta, faceva classifica. Ecco che se tu avevi Capital, che invece metteva la musica come faceva VH1 fondamentalmente, quindi per quelli più adulti che magari dentro MTV si sentivano stretti, ormai avevano superato quella avevano fatto il giro di boa, allora chiaramente tutto quello va bene, perché partecipa a una cosa che per me è altrettanto fondamentale, che è la varietà dell'offerta. L'offerta deve essere molto varia, deve accontentare chi fa uno sport come chi fa tutti gli altri sport, un po' una sorta di decathlon, ok, per capirci. Invece quell'illusione è durata poco, perché purtroppo il rock, un certo rock, è durato quello che è durato nelle classifiche. E ho già esposto il perché, secondo me, nell'immaginario collettivo questo sia successo, complici sicuramente delle evoluzioni del rock non prettamente all'altezza della situazione. È complice anche il fatto che non ci sia stato un ricambio e il rock sia stato, secondo me, anche a causa di se stesso, proprio per quelle incarnazioni del rock che evidentemente non avevano più un forte appeal. Cioè, è stata un po' una fisarmonica, se voi vedete. Noi siamo passati da l'epopea del rock in classifica, che era il rock, il glam rock, l'air metal, era Guns, Motley Crue, Skid Row e compagnia bella, quel tipo di rock lì, Def Leppard, che facevano numeri impressionanti, Whitesnake, no? E da lì, con un colpo di spugna, si è passati a una versione molto più integerrima del rock, che di fatto però ha tolto al rock un immaginario visivo, un immaginario fortemente a cliché, lo ha sgrezzato del cliché, per poi ridare di nuovo la palla, purtroppo, a dei cliché. Quindi anche lì dove c'era un'evoluzione di quel genere, praticamente il cliché si è ripreso tutto con gli interessi. Ed ecco che sono arrivati ulteriori cliché. Si è ritornati a, praticamente sono, è come nella Terza Repubblica, sono ritornati, anzi la Quarta forse Repubblica, sono ritornati gli innominabili, sono ritornati quelli che erano stati praticamente cancellati, sfruttando anche
l'assenza praticamente di forze contrastanti, perché se ci fossero stati ancora altri, per dire, Nirvana a fare cassetta, e questo purtroppo è stato un caso estremamente unico nella storia del rock, non di Nirvana e di movimenti grunge ce n'è stato uno soltanto come forza sulle classifiche, cioè l'alternative nelle classifiche è successo solo una volta, non è mai riaccaduto. Era accaduto come antefatto già nel 91 con gli R.E.M., con Out of Time, ma fondamentalmente non era mai accaduto. Si aveva del rock da cassetta, c'erano i grandi del rock, e allora potevi avere Deep Purple, Led Zeppelin e compagnia bella, primi in classifica, ma è un discorso diverso, grazie Pradu. Quindi cosa succede in quella fase per me drammatica, che è fine 90 e inizio 2000? Succede che ci si riprende tutto con gli interessi, quindi quelli che manco ci speravano più, i vari Guns N' Roses e compagnia bella, che ormai erano nelle cliniche o a disintossicarsi o cercare di dimagrire, si ritrovano gettati in pista da un'onda nostalgica fortissima, perché nel momento in cui non c'è più nulla a contrapposizione, nel momento in cui più non serve più uno squadrismo e un'identificazione, no? A quel punto vale tutto. Puoi anche ritirare dentro con quell'operazione nostalgia e anche di ma in fondo che male facevano? Allora ributti dentro Guns, Motley Crue, che hanno vissuto delle seconde adolescenze, delle seconde gioventù, senza per carità produrre nulla di nuovo. Era una seconda gioventù soltanto d'immagine, musicalmente non c'è stato niente, non hanno pubblicato uno straccio di disco che non li collochi fermamente sempre nello stesso periodo, ovvero tardo anni 80. Nulla, zero. Sono band che continuano a fare cassetta su quel periodo lì. E fondamentalmente anche noi ce lo siamo fatti scivolare addosso e ce lo siamo fatti andare bene, quindi il revivalismo dei Queen, il revivalismo di... Ragazzi, tanti artisti. Abbiamo permesso noi le edizioni deluxe, abbiamo permesso noi i cofanetti, gli anniversari. Ragazzi, gli anniversari sono dei prodotti che non sono dedicati al giovane, sono dei prodotti che vengono dedicati a chi c'era, perché sono nostalgia più l'integrazione per quelli che sembra un po' un'eroina più, come il latte più di Arancia Meccanica, sembra un'eroina o sembra una droga con qualcosa in più, perché ormai quella non ti fa più niente. E quindi per farti arrivare la botta ti serve una droga sempre più potente. Allora ecco che arrivano le inedite, gli outtake, il live all'interno della Deluxe e dell'Anniversary Edition. E quindi spendendo tra l'altro delle cifre assurde. Ora, proprio perché non c'era una contrapposizione, c'è stata parzialmente l'ultima scena che si poteva acchiappare e che non siamo stati in grado di prendere, anche perché fondamentalmente è implosa, e perché comunque già ormai le prerogative digitali erano contro di noi. È stata quella del 2004-2005 britannica, con Bloc Party, Franz Ferdinand, Killers e compagnia bella. Metto i Killers per quanto siano americani, ma perché fondamentalmente vengono considerati a tutti gli effetti una band per gli inglesi. È la band americana più inglese che esista. E quindi ci siamo proprio smarriti anche quell'ultimo tentativo, Interpol, eccetera, eccetera, di essere rilevanti, anche se gli Interpol hanno qualche annetto in più, di ritrovare una passione in qualcosa che potesse contenere l'effetto nostalgia. Da lì in poi, purtroppo, il rock ci ha messo del suo, con tutto il filone emo, eccetera, con tutto quel rock che non poteva essere preso sul serio, che però aveva un appeal sui ragazzini, perché i ragazzini vedono il cliché nel rock. E quindi se vedono una frangia, un ciuffo o un modo di vestire, ragazzi, a carnevale si vestono i bambini, non si vestono gli adulti.
almeno normalmente sono più loro che si vestono. E la carnevalata piace a tutti, come vedi piace con i Maneskin, piace con tanti, piaceva ai tempi del glam rock e piace ancora adesso. Piace soprattutto in quelli che vivono la musica con un nerdismo forse di fondo, oppure con un approccio un po' malinconico, no? Nei confronti della musica, e quindi l'emo che aveva questa appeal sugli infelici teoricamente doveva andare bene per questo settore, per questa frangia. Tant'è che infatti andò così, perché complici il fatto che ci fossero dei ragazzi carini a cantare, penso ai 30 Seconds to Mars, eccetera, cioè tutto quel fenomeno lì ha portato donne, ha portato ragazzine, ma non ha portato uomini. Uomini che sono andati indietro completamente musicalmente, sono rimasti e hanno ritrovato un appiglio nel passato. Perché? Perché nel frattempo il rap, la trap emergendo, hanno di fatto cancellato il rock dalle classifiche e hanno fatto classifica al posto loro. Non solo, anche un pop estremamente poco identificabile per chi veniva dal mondo rock, ovvero Justin Timberlake, Justin Bieber, eccetera, tutto quel mondo lì degli ex boy band che poi cercavano di rifarsi il look e riproporsi in una maniera più credibile. Quindi sono stati fatti investimenti lì, la discografia non ha più fatto investimenti nel rock. Nel mentre sparivano le televisioni, sparendo la matrice, quello che chiamo io la matrice, ovvero MTV, quella che spingeva, visto il proprio successo, gli altri a imitare, e quindi non si imita la formula, si imita il successo, quindi voglio fare i soldi come fa lui. Vedevano che MTV faceva un sacco di soldi e quindi si è fatta musica per tanti anni, proprio perché, non per vocazione, ma per opportunità. E quindi non c'era programma televisivo a un certo punto dove non ci fosse l'esibizione dal vivo. Però sono tutte formule che poi ovviamente hanno stancato. È chiaro che poi chi era più genuino si è mantenuto. In Inghilterra il Jules Holland Show, il Late Show with Jules Holland, continua a vivere, continua a essere il programma di riferimento con una formula che è sempre la stessa. E non è distante dai Tarattattai, Supersonic o le altre trasmissioni che non conducevo io nell'etere italiano. Ce n'era, e come. A un certo punto praticamente la musica ha smesso di... è uscito fuori il pensiero che la musica potesse far fare soldi, e quindi le etichette discografiche si sono fagocitate l'una con l'altro, con le acquisizioni. È arrivato la crisi ovviamente del caro prezzi, perché poi come risolvi il problema di base alzando i prezzi? Cerchi di fare cassa ovviamente sempre sui consumatori, ma questo lo vedi fare non soltanto nella musica, in ogni altra forma non particolarmente intelligente di mercato, dalla bolletta del gas appunto, della luce di oggi, fino alle bollette telefoniche dove entrano i competitor ma si accordano per non abbassare le tariffe invece che creare una reale competizione. Quindi stiamo testimoniando un momento di forte smarrimento, ed è lì che tanti di voi si sono smarriti e hanno perso il contatto con la musica. È proprio in quegli anni, è proprio tra il 2000, forse il 2005 in poi, dove ci sono stati veramente dei momenti di forte smarrimento, perché non sapendo che cosa ascoltare, non sapendosi identificare, non avendo nel rap o nella trap un qualcosa da seguire, purtroppo, perché culturalmente, mentre in altri paesi questo è stato possibile perché era più nella cultura, mentre da noi le seconde generazioni, figuriamoci le terze, proprio in quel periodo, bene o male, si stavano consolidando socialmente, noi bianchi rocchettari siamo rimasti totalmente spiazzati, perché nel rap, figurati, in più eravamo molto settari, calcolate questo, che chi veniva dal metal, chi veniva
da alcuni generi, era fortemente settario, e così gli altri proprio nei confronti di quei generi, ma tutti uniti su due cose: il pop non si può ascoltare e la rap, il rap e la trap non si possono ascoltare, tantomeno la trap. Musica elettronica da discoteca, figuriamoci, è più per spiriti alternativi. Quindi, complice una nostra estrema settorialità. E poi mettici, ovviamente, un mercato che faceva sparire il rock, quindi che andava riempito con qualcosa. Se non sai con cosa riempirlo, continui a riempirlo sempre meno, perché perdi fiducia, perdi allenamento, quindi non hai più voglia di andare a fare ricerca, anche perché, e questo è un altro discorso secondo me molto importante, una cosa è se tu fai ricerca musicale per i cavoli tuoi, chi faceva ricerca musicale ha continuato a farla, non si è mai fermato, tipo me e tipo tanti altri che conosco, non si è mai fermato, non gli è mai fregato niente, perché non era sicuramente attraverso MTV o attraverso la radio che si costruiva la propria cultura. Ma tutti gli altri che invece avevano guide e riferimenti si sono trovati spaesati nel momento in cui la musica è uscita fuori da ogni tipo di manifestazione mediatica. Non sapevano più che cosa andare a scegliere, perché ovviamente un mercato contratto non porta a riviste di settore, non porta a tutta una serie di altre gioie o di altre risorse che ti possono aiutare a scoprire qualcosa. In più siamo passati dalla passività dell'ascolto, della visione che ti consigliava qualcosa, all'attivismo del download e del doverti andare a cercare tu le tue fonti e le tue sorgenti. Non tutti sono predisposti per fare questo tipo di roba, non tutti hanno voglia o sanno come si cerca un disco nuovo. Quindi nel momento in cui avevamo anche la risorsa per poter scaricare, avere le mani su tutto, su qualsiasi cosa, nel frattempo però si rattrappiva il nostro spirito di ricerca. Quindi non sapevamo più che cosa cercare. Quindi credo che alla fine la gente si scaricasse principalmente i classiconi. E anche lì non è stata usata in una maniera utile, non in una maniera che potesse preservare la nostra vivacità nel confrontarci con la musica. Il punto è che ovviamente ascoltiamo solo principalmente musica vecchia. E abbiamo sviluppato un senso di appartenenza, dovuto anche al discorso che crescendo ti leghi sempre di più a quello con cui sei cresciuto, dove praticamente siamo arrivati al considerare intoccabili artisti che invece dovevano essere toccati a voglia. Anzi, bisognava fortemente toccarli, bisognava pungerli, bisognava mantenerli audaci, bisognava mantenerli ben lontani dagli atteggiamenti pavidi in cui purtroppo li vediamo arrancare oggi. E questo non è stato fatto, perché anche a loro abbiamo tracciato una strada molto comoda, quella di non avere neanche la necessità di pubblicare qualcosa di nuovo. Se usciva qualcosa di nuovo, e questo è valido anche oggi, se usciva qualcosa di nuovo, fondamentalmente gli intoccabili non permettevano critiche. La stampa asservita praticamente ormai ne parlava bene a priori, perché erano i grandi della musica. E chi voleva criticare veniva insultato e sommerso da una società che si spostava chiaramente sul digitale e dava parola a tutti. Quindi diventa complicato, e non è diverso da quello che c'è oggi. Stasera, nella puntata delle 18, io parlerò delle fanbase. E del dramma delle fanbase, e quanto le fanbase anche stiano uccidendo, o meglio, stiano facendo male, molto male, alla musica. Proprio quell'oltranzismo, quell'essere pasdaran che non serve assolutamente a nessuno se non a fare male. Cioè, tutto quello che è miope, tutto quello che è preconcetto, che è religioso, ovviamente non può far bene alla scienza, che prevede sviluppo e prevede la messa in discussione di quello che hai detto 5 minuti prima. Ecco perché scienza e religione non vanno affatto d'accordo. La musica vecchia sta uccidendo la nuova musica? Ovviamente sì. Ed è semplicissimo il ragionamento. Se la tua rappresentazione di un genere musicale
è attraverso artisti morti, e per morti intendo o non più in attività, o proprio morti, oppure morti da un punto di vista di rilevanza, perché sono artisti che non sono sicuramente le leve su cui fare affidamento per alzare l'asticella o per allungare i nostri orizzonti, ma sono artisti autoreferenziali, nella migliore delle ipotesi. Come può essere vivo quello che tu mi stai portando? È chiaro che il rock è morto, e allora è chiaro che persone scombinate possano scrivere che il rock è morto nel 91, oppure stabilire loro, indipendentemente da quando gli gira, stabilire loro la data di scadenza del rock. Perdendo completamente di vista in questa diffusione popolare il fatto che questo poi diventi pensiero comune, proprio perché poi non c'è nessuno che va a smontare questa idea, fa malissimo alla musica nuova, che non solo esiste, ma ne esiste tantissima, tanto quanto, con carriere che sono profondamente diverse. Su questo sono d'accordo. Oggi dei nuovi Beatles non ci saranno mai, perché sono diverse, è diverso lo stress, sono diverse le prerogative intorno alla musica. Quindi non c'è nessun discografico A&R che va a costruire una carriera che non sia basata sul prêt-à-manger, cioè non esiste. Non può essere così. Oggi non avresti neanche un De Gregori, un Lucio Dalla, non avresti un De André, non avresti un Vasco Rossi, non avresti niente, se non sono degli insta artisti di successo, se non sono delle insta hit, non hai la carriera, perché è strutturato proprio così il mercato. Quindi c'è un errore di fondo, è proprio vissuto, cioè questo, e questo è difficile. Ecco, quante speranze abbiamo di cambiare questo? Secondo me nessuna. Stiamo andando verso un cinismo sociale, e chiaramente se lo siamo nella vita, figuriamoci quanto lo siamo poi nel lavoro. Una volta si dividevano le due cose, no? Eri cinico nel lavoro, ma poi nel privato eri un ottimo padre di famiglia, una persona, per carità, nel lavoro duro, spietato, ma poi buono a casa. Adesso sei un figlio di puttana a casa, e al lavoro sei pure, diciamo, forse è il contrario, anzi, o sei un figlio di puttana oppure sei un asservito, sei uno che lecca il culo. Noi siamo in una società di leccaculi, quindi è anche quello molto complicato. Cioè, stare al mondo oggi è difficilissimo rispetto agli anni 70, fine 60, 80 o 90. Non c'è veramente gara, non c'è paragone, siamo brutti, siamo delle brutte persone. E questo lo vedi nei commenti a un video. Quando parlerò stasera delle fanbase, spiegherò quanto l'odio nella musica sia il dramma. Quanto quello sia il dramma. Perché la musica non dovrebbe prevedere odio, così come nel cinema non c'è odio, così come nell'arte figurativa non c'è odio. Non ha nessun senso. Eppure qui hai l'odio, ok? Non gliene frega niente a nessuno, ma a quelli a cui frega, odiano. Diciamo, quelli a cui frega, odiano. Insomma, questo è parecchio scombinato anche qui come discorso. Rappresentare attraverso morti un qualcosa che si vuole dichiarare come vivo, anzi, in realtà non è neanche un qualcosa che si vuole dichiarare come vivo, perché voi siete i primi a dire il rock di oggi, la musica di oggi, non vale quella che ascoltavamo noi. Quindi voi non state dando nessun tipo di contributo alla musica. Chi sostiene che è vero raccoglie un fardello molto importante, che è quello di dover dimostrare che è vero. Perché sì, è come la scienza. E le dimostrazioni non possono essere fatte, come sempre, sul numero di copie vendute. In primis perché non esistono copie vendute. Secondo poi perché ci sono delle prerogative totalmente diverse tra gli anni 60 e oggi, e in questi 50 anni, anzi 60 anni, c'è di tutto. Quindi non è giusto neanche paragonare gli anni 90 agli anni 70, perché c'erano delle differenze, e indubbiamente non puoi paragonare in seguito all'era digitale quello che è successo, ma hanno il dovere di spiegare perché qualitativamente ci siano delle differenze.
e ti diranno che probabilmente è che oggi devi fare dei prodotti confezionati. Tutto quello che ti diranno è basato sulla percezione. La percezione, che abbiamo dimostrato essere totalmente falsa, falsata, non può portare a delle conclusioni, perché sono le premesse che sono sbagliate. Non è così. Per poter dire una cosa del genere devi essere un musicologo. Per poter sostenere che la musica di oggi sia più scadente di quella degli anni 60 o 70, devi poter essere uno storico della musica, un musicologo, neanche un critico. Devi essere uno che ha ben chiaro il quadro della parabola della musica, perché altrimenti non puoi sostenere una cosa del genere. Sicuramente non la può sostenere la signora Pina o Gigetto di Recanati, soltanto basato sulla sua percezione, perché non essendo appunto una persona qualificata per fare un certo tipo di analisi, può dirlo soltanto basato sul sentito dire o su quello che lui sente personalmente. Perché? Perché dice: un disco bello come The Dark Side of the Moon oggi non lo trovo, e non lo trovo neanche negli ultimi 20 o 30 anni. E allora uno lì si trova a dover argomentare. In primis, che un album come Dark Side of the Moon sicuramente è tra i migliori della storia della musica e quindi è difficile da replicare, perché anch'io ti posso dire, guarda che idem Arancia Meccanica, secondo me è dura che oggi lo riesci a trovare, ma troverai dei film geniali, meravigliosi, anche oggi. Cioè ci sono altre forme d'arte dove non ci si interroga su questo. Non hai delle falangi di zeffirelliani che dicono tutto il cinema di oggi è una merda, non c'è più un film bello come quelli dell'epoca. Non è così. Non è così. Continuano a trovare soddisfazione nei film perché continua a esistere la qualità. La differenza è che ci sono riflettori super accesi sul cinema perché è un mercato florido. Quello della realizzazione di opere cinematografiche o televisive recitate è un mercato estremamente florido. Per esempio, in questo articolo sempre su The Atlantic viene proprio detto che quest'anno che sono saltati i Grammy, su cui già mi sono espresso in un altro video dicendo che non sono paragonabili come credibilità agli Oscar, perché gli Oscar o i Golden Globe, per quanto ci siano dietro dei pareri che possono essere prezzolati quanto volete, però bene o male la qualità dei film candidati sarà sempre una qualità comunque elevata. È difficile che ci sia una monnezza assoluta, è difficile, è capitato, ma infatti ti ricordi quando capita, ti ricordi l'eccezione. Nel caso dei Grammy tu non hai quel livello di qualità. Se tu ascoltassi musica basata sulle nomination dei Grammy, probabilmente continueresti ad ascoltare musica di merda e probabilmente continueresti ad aumentare la tua percezione che non ci sia buona musica oggi, perché non sono rappresentativi, perché c'è un problema. Non solo, cosa dice il giornalista, cosa dice Ted Gioia? Dice che quest'anno i Grammy non sono stati fatti e non si è lamentato nessuno. Praticamente non sono mancati a nessuno e non se ne è accorto nessuno. E questo non è perché i Grammy non sono buoni, questo è perché la musica non viene più cagata. Ed è questo l'altro riferimento al video che vi ho detto, della musica non frega più niente a nessuno, perché non è più considerata al pari di altre forme d'arte, non è più considerata come il cinema o come altre forme d'arte, e quindi tutto il business che gira intorno, che è quello che rende ricca la musica, tutto quello contro cui molti si scagliano, il fatto che ci sia gente che faccia i soldi sulla musica, ma Cristo, ma è normale, ma vuol dire che quello è un mercato florido, vuol dire che un domani, se hai una band, troverai molto probabilmente un A&R che ti venga a sentire, non mentre stai suonando in un pub, ma probabilmente in un locale che fa soldi sulla musica e sulla musica dal vivo, e probabilmente il tuo disco venderà o sarà streamato e sarai pagato di più da Spotify. Questi sono i segni. Quando una città non è mai stata florida quando era grossa così e con delle staccionate intorno e il nulla e campi deserti. Gli imperi si costruiscono espandendosi, si costruiscono facendo business, partendo da Roma,
di una volta e andando a conquistarsi la Gallia, l'Inghilterra, i popoli barbari, eccetera, nel rispetto ovviamente di tutto quello che succedeva, ma questo è quello che succede, questo è quello che succede quando si vuole diventare ricchi e allo stesso tempo rendendo ricca una forma d'arte, perché non lo stai facendo per potere, lo stai facendo comunque su una forma d'arte, il che è buono, è importante. Noi vorremmo sempre concerti, vorremmo che l'Italia fosse per esempio un paese cruciale per le carriere degli artisti internazionali, ma non lo è, perché non ascoltiamo musica internazionale e l'abbiamo visto recentemente, 2 settimane fa, con le classifiche dei dischi più venduti. E abbiamo visto che non c'è un album internazionale, troviamo soltanto tra i vinili più venduti Old Music Killing New Music, ovvero al primo posto dei vinili più venduti in Italia c'è Dark Side of the Moon. E gli altri dischi non è che sia più consolatorio, ci sono i Nevermind, ci sono dischi di artisti morti, nel vero senso della parola, perché Amy Winehouse è morta, perché Kurt Cobain è morto, perché è così, perché purtroppo siamo fermi lì, e le uniche operazioni di sciacallaggio. Dov'è il business nella musica oggi? Qui su Twitch no. Parlare di musica è un business? Assolutamente no. Anzi, questo è un modo per attirarti l'odio di tutte quelle falangi, di tutte quelle persone che vivono malissimo la musica. Ed è anche colpa nostra, proprio di quel tipo di odio. È colpa nostra. Quando io insulto un artista, e ve l'ho già spiegato, io sto insultando in quel momento la sua fanbase, perché è proprio quello il problema, il fatto che questi artisti siano intoccabili e considerati intoccabili. No, te lo dimostro, te lo tocco e te lo tocco con tutte e 10 le dita, anzi, se posso, mi dai anche una clava e te lo prendo a mazzaroccate addosso. Per quello infierisco. Proprio perché è un'offesa il loro atteggiamento. È un'offesa pensare che un artista sia intoccabile, semplicemente perché ha fatto delle cose grandiose in epoche passate, ma è una parabola la carriera. La carriera non è che inizia e c'è un picco, ci sono, ma poi si tiene conto anche di tutto il resto. Tutto fa brodo, vale per me come vale per gli altri. Io ho avuto i miei picchi e poi ho avuto i momenti di down. Si tiene in considerazione tutto, infatti. Tutto. Conta quello che tu fai poi, soprattutto oggi, nel presente, se sei attuale. Se sei attuale, se hai la pretesa di essere attuale, conta quello che tu fai nel presente, non conta il pregresso. Perché il pregresso tu lo metti in discussione ogni volta. Certo, uno può dirti, massacrare un artista come faccio io, per esempio, con i Vedder o i Bono e tanti altri, non avrebbe valore, sarebbe stupido da parte mia, se si trattasse di uno scivolone. Ovvero, se un domani, per esempio, un Nick Cave pubblica un disco non all'altezza di Ghostin e io mi dovessi scagliare con quella veemenza contro Nick Cave, sarei una persona che sta facendo malissimo il suo lavoro. Se mi scaglio contro un Eddie Vedder non per un album, ma per 15 anni di musica scadente, è tutta un'altra storia. E idem nei confronti degli YouTube, dove aumento da 15 passo a 20, 30, 25. È un'altra storia, non è uguale. C'è un equilibrio anche nel mio insulto dell'artista. Se dovesse uscire un disco dei Guns, manco li andrei a insultare, perché non ha senso. Perché non hanno senso, anzi, probabilmente non lo recensirei nemmeno. Ora, chiaramente io potrei anche smettere di recensire questi artisti, perché non hanno nessun senso al giorno d'oggi. Un disco nuovo degli U2 non ha alcun senso. Per nessuno, non serve alla musica, non serve al pubblico, serve soltanto per allungare un brodino ormai, veramente, che sa solo di acqua, dove la sapidità praticamente ce la siamo scordata da tempo. Buono per i fan oltranzisti e per i dinosauri che, non mettendosi di traverso, se sa mai dovesse servire, continuano a fare degli applausi così, dicendo "ah, bel disco". E a me non interessa. A parte che è un punto di vista diverso da quello che dice, però
nel disco, siccome c'è Pino Palladino, non può essere un disco scadente. E ovviamente noi abbiamo, per esempio, persone acute che dicono: beh, ma Pino Palladino c'è pure nel disco di Cataldo, quindi voglio dire, non, se fosse quella la regola, non è quella la regola. Quindi non, io continuerò a scagliarmi e lo farò come esercizio, proprio per rompere i coglioni. Mi piace rompere i coglioni a queste persone, perché, lo dirò nella puntata di stasera, stasera parlerò proprio delle fanbase, proprio del male assoluto, del come ci facciamo male da soli, come siamo noi punitivi nei confronti della musica, pensando in quel momento di fare bene, ma non alla musica tutta. Tu stai cercando di difendere, e tra l'altro chiedetevi, ma perché rispetto ad altri artisti vi ritrovate così sempre in trincea? Se non ci fossero conflitti a causa di quello che esce fuori da parte di certi artisti, non sareste neanche in trincea. Perché un fan dei Maneskin sta in trincea col coltello fra i denti? Perché sa che deve difendere da attacchi. Fan dei Sonic Youth, cazzo deve... quali attacchi deve subire? Cosa gli... a parte, vabbè, dei Radiohead. Facciamo il solito esempio. Che attacchi vuoi che subisca? Certo, mi è capitato di parlare male dell'ultimo disco, cioè di non parlare in maniera entusiastica dell'ultimo disco dei Tool, nonostante siano una delle mie band preferite, e mi sono beccato ugualmente la merda. E pazienza, pazienza, purtroppo è questo atteggiamento che va smantellato, perché altrimenti non costruiremo mai niente di buono. È anche triste che l'ultimo commento a cui oggi ho risposto, per esempio, sia un commento di un ragazzo che dice: tutto molto bello, il dinosaur rock, però poi in questo canale c'è soltanto tier list di classic rock, oppure una League of Rock di classic rock. E gli ho detto: certo, se tu ti fermi a quello che c'è su questo canale, che è un contenitore, penserai questo. Tant'è che io non faccio più né tier list né League of Rock, proprio perché non bisogna più foraggiare quel... basta classic rock, basta carezze. Diamo un po' di schiaffi, e oggi vi do tanti di quegli schiaffi musicalmente che vedrete, ma non ha più senso, non ho più voglia io di continuare a mantenere in vita persone a cui bisognerebbe staccare quel tipo di spina, quel cordone ombelicale nei confronti di questi classici. È sbagliato amare i Pink Floyd? No, non è assolutamente sbagliato, ma se hai, al solito, una conoscenza della musica vasta, non puoi amare i Pink Floyd e dire che oggi ci sia musica di merda se tu non conosci la musica di oggi. Stai facendo una valutazione da idiota. E questo va contrastato veramente in ogni maniera. Gli ho risposto: vieni su Twitch, informati, visto che sei pieno di link di riferimenti a Twitch, e vedi che due volte al giorno io parlo di musica nuova.